essere paragonato a una danza, è un momento effimero che dura 90 minuti e assolutamente irripetibile. Quindi, tornando al discorso del calcio, dello sport, ecco, come ha vissuto il periodo del Grande Torino, pur essendo distante, impegnata, ricordiamolo agli amici telespettatori, a Firenze come ballerina, ecco, quel profumo respirava quel tempo? Ma io ero attaccatissima alla squadra di mio padre e non avrei potuto mai essere assente a una partita. Pensi, sono anche andata a Milano all'ultima partita che il Torino ha giocato a Milano con l'Inter prima di partire per Lisbona, perché per me era una grandissima gioia assistere a quei momenti magici di cui tanto si parla e che quelli che sono troppo giovani non possono ricordare, in quei momenti in cui era un'opera d'arte ciò che questi giocatori facevano sul campo. Cioè c'erano dei momenti di così grande calcio, dove l'avversario non riusciva neanche a toccare il pallone, c'erano dei passaggi magistrali, perfetti, era un ricamo, era quasi una coreografia, potrei dire, era un godimento quasi artistico, almeno questo era ciò che io percepivo. Ecco, purtroppo sappiamo benissimo quello che è avvenuto, a noi non vogliamo parlare di quello come momento in sé, vogliamo ricordarlo attraverso un oggetto che comunque richiama un costume, richiama una ballerina, richiama una bambola, ce ne può parlare? Eccola qui questa bambola, e questo è il regalo postumo di mio padre. L'ho trovato nella sua valigia, che ho ritrovato intatta, e che poi era mia la valigia, gliel'avevo prestata io, e che poi ho donato recentemente al Museo del Grande Torino. Ebbene, lì fra le sue cose c'era questa bambolina portoghese, perché avevo cominciato una collezione di bamboline, me ne aveva portata una dalla Spagna, una danzatrice anche quella, e poi mi è arrivata questa, che da allora è veramente il mio talismano. Ormai poverina è un po' sbrindellata, perché la porto con me dovunque, ha girato tutto il mondo con me, e non farei mai uno spettacolo né una conferenza senza averla con me. Con questo mi sembra che lo spirito di mio padre mi sia sempre vicino. Ecco, danzando ancora sui ricordi, ecco, secondo lei la figura di suo padre l'ha aiutata e che cosa ha dato al mondo dello sport? Ma ha dato soprattutto a quelli che l'hanno conosciuto, perché gli altri solo per sentito dire hanno potuto avere qualche cosa, ma mi piace ricordare una definizione che ancora la prima squadra, cioè quando lui è venuto al Torino come allenatore nel 38-39, ed è una cosa che mi ha detto Raffallone, che era allora uno dei suoi giocatori, che avevano coniato questo motto, che una muta di cervi guidata da un leone è più forte di una muta di leoni guidata da un cervo. È chiaro che questo leone era mio padre. Cioè, questo mi sembra un concetto molto importante. Chi sta alla guida è quello che dà il là, che dà l'impronta a tutto il resto. E questo credo che sia un messaggio recepito ancora oggi, anche da quelli che non l'hanno mai conosciuto. E del resto ho sentito grandi allenatori di constatare e riconoscere che mio padre ha inventato con 30 anni d'anticipo il calcio moderno. Ecco, l'ultimo ruggito è quello che dedichiamo ovviamente ai tifosi Granata, questo popolo che quotidianamente, settimanalmente è sempre vicino a questo colore importante e prezioso. Ecco, cosa vuol dire ai tifosi Granata? Un impegno, un patto tra lei, suo padre e i tifosi? Che il gioco del calcio è qualche cosa di più del gioco. E questo credo che i tifosi Granata l'hanno capito attraverso
tanti messaggi di vario tipo. È per questo che sono rimasti così affezionati a questa squadra anche nei momenti di decadenza, nei momenti di declino, e adesso credo che siamo arrivati al momento del risorgere, della rinascita. Continuate a credere nella squadra granata, io credo che tornerà a essere grande. Ecco, un'ultima domanda: se il toro fosse una danza, che danza sarebbe? Sarebbe certamente una danza forte, possente, ineguagliabile per tanti versi, aerea e magica, come deve essere una grande squadra.